Buonasera, la vostra Pamela. Oggi abbiamo ad intervistare il professor Vacca. È stato sindaco a Monserrato per 2 legislature. È stato sindaco dal 2000 fino al 2006, Antonio Vacca. E ce l'abbiamo oggi da intervistare il candidato a sindaco per Monserrato. Questo è il mistero, il ballottaggio con Lucia Pamela. E adesso vi presento Giovanna, la donna rapita degli alieni che parlerà di politica. Parlerà della politica di Antonio Vacca, la nuova politica di Monserrato, la politica che sta conquistando il potere, o che sta cadendo il potere completamente. Il Vacca di oggi non è più il Vacca di una volta. Oggi il Vacca è fragile, è debole. La popolazione non lo vuole più perché si è stancata delle sue false promesse. E adesso la signora Giovanna, la donna rapita degli alieni. Salve, sono Giovanna, la donna rapita degli alieni. Oh, mi hanno rapita gli alieni! Mi hanno rapita gli alieni di Vacca! Oh, sono venuti con Disco Intergalattico a Oristano e mi hanno rapita! La politica che vi dico oggi è la politica che non regge più! È quella che ha mostrato il sindaco di Monserrato, l'ex sindaco Antonio Vacca. Una politica che non regge! Una politica da rottamare. A pensare che anche Omar Marra si è messo a dire i commercianti lavorano a chilometri zero con i prodotti. Ma cos'è una nuova concessionaria della Fiat a chilometri zero? Poi sentirete i video che abbiamo prodotto. Fanno morire le risate su internet. Oh, fanno morire le risate, signori. Allora, la politica che si rappresenta oggi non è una politica spaccata, specialmente quella di Vacca. Si è spaccata il primo giorno che si è candidato in politica. Prima di tutto ci ha messo Omar Marra, chilometri zero, la nuova concessionaria della Fiat a chilometri zero, se no qualche autovettura nuova Panda. Non penseranno che i prodotti da mangiare si vendono a chilometri zero, i commercianti lavorano a chilometri zero. L'unica trovata di Omar Marra. Una politica totalmente fallita, una politica da rottamare completamente. Lui prima era Forza Italia e oggi è Partito Santo d'Azione, che schifo! Sardista con gli occhi spendati, casomai gli occhi bendati, sarebbe meglio pure. La vostra Pamela ha presentato Mistero Ballottaggio di Monserrato. E ora diamo la diretta a Marza Omar con chilometri zero, la politica che i prodotti di Monserrato venduti a chilometri zero. Ma i commercianti lavoreranno a chilometri zero a Monserrato, ma che cavolo di politica è questa qui? Sono convinti che i commercianti lavorano a chilometri zero, signori, chilometri zero, non lavora nessuno a chilometri zero. Questo politico, ma Maras, bisogna rottamarlo, non è un ottimo politico. Sarebbe meglio ritirarsi, poi chissà se lo voteranno, mi sa che non hanno neanche votato. Non è uscito perché la politica a chilometri zero. I commercianti lavorano con i prodotti, vendono i prodotti a chilometri zero, ma l'unica trovata, questo Maras. Non è nemmeno parente di Maras Giuseppe, Omar Marras con il suo chilometri zero. Su Facebook fa molto morire risate quando l'ascolto, mi piscio pure dalle risate. E ora la diretta a Omar Marras con chilometri zero. Votare per Antonio Vacca sindaco, per tre ragioni. La prima,
migranti e il cui unico compito sarà quello di intercettare finanziamenti, bandi e progetti utili a creare occupazione, impresa e sviluppo. Un laboratorio di impresa per guidare e sostenere i giovani che vorranno aprire una loro attività